Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, abbiamo appena scoperto che allo Santos ci sono un sacco di supercar abbandonate e oggi andremo a rubarle. Quindi, ragazzi, come vedete, adesso ci troviamo davanti a questo parcheggio dello U-Tool. E per quale motivo ci troviamo qua? Beh, semplicemente perché abbiamo parcheggiato la macchina. Vi voglio far vedere che cosa ho scoperto. Bene, se noi apriamo il nostro cellulare e andiamo su internet, in questo link, ok, troveremo questo. Oh mio Dio, no, non c'è più. Non ditemi che l'hanno già cancellato, vi prego. Ok, allora proviamo così. Vediamo se ce la facciamo in questo modo. Sì, ok, perfetto ragazzi. Quindi come vedete, qui c'è una mappa. La vedete? Spero che lo riuscite a vedere. C'è una mappa di dove dobbiamo andare noi. Ed è esattamente il punto in cui sono le supercar abbandonate che dobbiamo rubare. Quindi in questo momento abbiamo questa bellissima auto per andare fuori strada, perché questo posto si trova in mezzo al deserto. E quindi ovviamente dobbiamo andarci con un veicolo attrezzato per poter fare una cosa del genere. Quindi chiudiamo assolutamente il telefono che non ci serve più. Saliamo a bordo di questo bolide, ragazzi, che l'abbiamo comprato con i soldi delle supercar che abbiamo rubato nel tempo, le Ferrari, le Lamborghini, tutto quello che abbiamo fatto finora. E quindi oggi andiamo a rubare le supercar abbandonate. Ci sarà un po' più di lavoro da fare, ma ne varrà la pena. A proposito, ragazzi, del lavoro da fare, vi devo dire che questo video è la prima parte. La seconda parte di questo video si troverà ora, in questo momento, in Premiere e uscirà venerdì. Il che significa che la seconda parte, in cui queste auto che andremo a rubare oggi, supercar abbandonate, le ripareremo e le renderemo utilizzabili. Questo video potete già cliccare su avvisami per ricevere la notifica quando uscirà la Premiere. Ma detto ciò, ragazzi, adesso vediamo. Oh mio Dio, ma quanto cavolo è potente! Oh mamma mia! Ok, l'avevo sottovalutata. L'avevo decisamente sottovalutata. Non pensavo fosse così tanto potente. Ok, è un botto potente. Ok, allora, ragazzi, il punto in cui dobbiamo andare, come vi ho fatto vedere dalla mappa, si trova qua vicino ed è esattamente qui, vedete? Quindi adesso abbiamo un pelino di strada da fare, ma una volta che saremo arrivati dobbiamo stare molto attenti, perché io non voglio assolutamente che mi becchino. Dobbiamo rubare le macchine senza essere scoperti, il che sarà difficile perché c'è ovviamente il guardiano del luogo abbandonato, insomma, di questo, non so neanche che cosa sia sinceramente, ma eccolo qui davanti a noi. Quindi come vedete è recintato, murato, noi non potremmo entrare. Ma dobbiamo assolutamente farlo, perché voglio scoprire che auto sono quelle abbandonate. Quindi come vedete c'è il guardiano, c'è la macchina del guardiano esattamente lì fuori. Noi nascondiamo il nostro bolide, lo verremo a riprendere poi sicuramente dopo. Ma vedete laggiù, quella è la macchina del guardiano. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Per fortuna non hanno messo filo spinato sopra il muro, il che significa che possiamo effettivamente scavalcare ed entrare. Guardate quante auto abbandonate ci sono. E c'è anche il tizio che sta venendo proprio verso di noi. Quindi cerchiamo di nasconderci, non dobbiamo farci scoprire in nessun modo, assolutamente. Quindi come vedete laggiù si trova il tizio. Vediamo di scavalcare qua, spero che non ci siano allarmi o cose strane. Vediamo se riusciamo a individuarlo. Intanto, ragazzi, vi voglio far vedere le auto che ci sono qua, perché sono spaziali. Intanto io, ragazzi, mi avvicinerei verso la posizione dell'uomo, non perché voglio farmi scoprire, ovviamente non è il nostro obiettivo, ma perché naturalmente... Dio, dov'è? Non ne ho la più pallida idea, la maggior parte... Oh, ma questa è una Supra! Ok, questa è assolutamente un'auto che dobbiamo rubare. Mio Dio, mi è capitata così, così, di fronte, direttamente davanti. Ok, allora, attenzione a quello che facciamo, perché lo so che era andato da questa parte, una da qualche parte, ma non so bene dove, sinceramente. Era qui prima, dove è finito? Non è che me lo ritrovo adesso dietro il muretto, no? Questa è un'altra auto speciale, ragazzi, guardate, sono tutte... completamente arrugginite. Anche quella Supra, ma da quanto caspita di tempo è che è lì? Soprattutto, non guardate, il fatto è, il problema è che intanto è pieno di cose. Oh Dio, c'è scritto anche continua ad arrugginirti. Oh mio Dio, qualcuno le sta trattando veramente male. Guardate questa Supra senza gomma, ha solamente il cerchione. Ma io come farò adesso a portarmela via? Non ne ho la più pallida idea, dobbiamo stare attenti. Guardate gli interni, pieni di sabbia dentro, un macello. La porta neanche si chiude più probabilmente. Ok, allora ragazzi, dobbiamo fare un giro per vedere queste macchine. Facciamo un giro ben comprensivo qua di tutto quello che c'è, perché non voglio perdermi assolutamente una macchina. Queste sono tutte auto comunque distrutte, che sono allo sfascia carrozze praticamente, non sono solo abbandonate. Alcune sono abbandonate, altre sono veramente distrutte. Quindi veramente è assurda questa cosa. Questa anche sembra un'auto speciale. Che auto è? Non riesco a capire, sotto sopra. Scrivetelo nei commenti, ragazzi. Secondo voi che auto è questa? Non lo so, al massimo la veniamo a vedere dopo. Anzi, no, aspettate. Vediamo un attimo, perché forse si riconosce dai cerchi. È una Lamborghini! È una Lamborghini! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, non è possibile. Non è possibile. Non ditemi che è una... È una Sian! No, non può essere arrugginita una Sian.
Chi è che l'ha abbandonata qua? Questa dobbiamo assolutamente rubarla, ma è sotto sopra! Com'è possibile che sia sotto sopra? Ok, piano, piano. Abbiamo capito, già sto individuando, ragazzi, le auto che dobbiamo assolutamente rubare e quelle che magari possiamo anche, ad esempio, quell'altra Honda possiamo lasciarla qua. Se c'è una Sian, quell'Honda non... Però la Supra dobbiamo portarla via, quindi la Supra, la Sian, sicuramente sono almeno due auto che dobbiamo portare via. Non so che fine abbia fatto il tizio. Quella è una Porsche e non sembra neanche messa così male. Forse quella è una delle prime che possiamo rubare, perché come vedete mi sembra abbastanza messa bene. È targata, è solamente abbandonata. Vedete quanto è sporca, ma credo sia solamente abbandonata. Non penso sia incidentata, forse ha dei danni meccanici, ma lo scopriremo molto presto. Questa è una Porsche 911 Turbo S. Non è la nuovissima Porsche, la 992, ma è la 911 991, insomma. E guardatela qua, tutta completamente abbandonata, piena di sabbia. Ok, allora, vediamo un attimo se c'è qualcos'altro, ragazzi. Queste tre sono assolutamente auto che voglio rubare oggi. E dovremo farlo insieme, mi dovete aiutare anche voi, perché se no non ce la facciamo. Questa la possiamo lasciare anche... Oh, una Ferrari! Oh mio Dio, c'è una Ferrari lì! Ok, ma che Ferrari è? Stranissima! Sembra che abbia un body kit. E anche quello sta arrugginendo. Io pensavo che i body kit li facessero di plastica, ma a quanto pare no. Mio Dio, ma da quanto tempo è che qua? Intanto è tutta modificata. Guardate con lo spoiler. È una Ferrari 458 aperta, perché come vedete sopra è aperta. Ma guardate che cerchio. Oddio, non è proprio il mio gusto, sinceramente. Lasciate un like però se questo video vi sta piacendo, ragazzi. Se vi piacciono le auto, se vi piacciono le supercar e se volete che le rubiamo tutte quante, ma soprattutto, lo sapete, la Premiere che c'è già sul canale, potete andare ora ad iscrivervi direttamente alla Premiere, così riceverete la notifica quando esce e non vi perdete queste auto che verranno riparate completamente da zero. Quindi la Ferrari è un'altra che dobbiamo prendere. Io non so come ce la facciamo a prenderne quattro. Finora sono quattro auto che non posso assolutamente perdermi. È una cosa incredibile, sono troppe troppe auto. Vediamo se ne troviamo qualcun'altra, ma vediamo, ne individuate qualcuna di particolare voi, ragazzi? Qualche auto che magari potrebbe avere un senso? Non saprei, ragazzi, sicuramente quelle quattro. Non so se riesco a rubarne di più, perché già siamo in pericolo al momento. Laggiù c'è un'altra auto strana che non sembra essere... Sento qualcuno che si muove. Lasciamo le tracce, guardate, stiamo lasciando con i piedi tutte le tracce. Non voglio che nessuno mi segua, ma... Wow, c'è un tizio lì! Oh mio Dio! Ok, ok, sono nascosto. Non si è accorto. Non si è accorto, non si è accorto. Non si è accorto. Volevo vedere questa macchina, ragazzi, questa con la bandiera americana. Vedete, sembra una muscle car. Andiamocene via prima che si giri verso la nostra. Verso che... Ok, posizione, mio Dio. Mi ha quasi visto, ce n'è mancato veramente poco. Ok, allora nascondiamoci un po' nei cespugli. Scrivetemi nei commenti quali auto secondo voi volete che io rubi. Ma sicuramente, anche senza i vostri commenti, ruberò la Ferrari. Ruberò la Sian. Devo farlo assolutamente, ma non so come alzarla o come spostarla o come girarla. E la Porsche e anche la Supra. Quindi queste sono le quattro che sicuramente andrò a rubare. Questa che auto è? Una Bentley! Questa è una Bentley Continental GT. Non so se riesco a rubarla questa, ragazzi. Mio Dio, mi sa che dobbiamo fare un altro episodio. Ma dobbiamo arrivare a 8000 like per fare un altro episodio, per farmi sapere che queste auto abbandonate vi piacciono e che quindi volete che io ne rubi altre ancora. Questa che cos'è? Una Lamborghini Diablo SV abbandonata qua, a prendere la... Io non so che cosa. La polvere e anche la ruggine. Mio Dio, ok, lasciamo stare, ragazzi, perché più le vedo e più mi viene voglia di rubarle. Quindi lasciamo stare, intanto quelle quattro dobbiamo rubarle. Lamborghini Diablo, io non so neanche quanto vale quella Diablo SV, se la vendo nel mercato nero. Una volta riparata, una volta sistemata, ripiturata la carrozzeria, io non so per quanto la posso vendere sul mercato nero. Inizierei da questa Porsche, vediamo se riusciamo ad entrare, perché credo che tutte queste auto siano aperte. Vedete lo specchietto? Che è aperto? Che non è chiuso, io credo sia aperta. Vediamo se riusciamo ad entrare. Sì, riusciamo ad entrare, ma non penso di poterla avviare. Ci sono le chiavi! Ci sono le chiavi! Ok, si è accesa. Vediamo se riusciamo a farla funzionare. Oddio, sta uscendo del fumo che non mi piace così tanto dallo scappamento. Ma si muove! Oddio, si muove! Ok, 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 portiamola via da qua. Non so perché sia qua abbandonata con le chiavi su. Prima che ci becchi qualcuno, non vedo il tizio, non vedo il titolare, sinceramente. Dobbiamo andarcene via nel bunker. Andiamocene via, ragazzi. Via, 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 Leontani. Non è che funzioni così bene, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, non mi fa andare avanti. Ok, ogni tanto... Ok, ok, forse sarà dura portarla fino al bunker, ma forse ce la facciamo. Dio, guardate quanto fumo fa dagli scappamenti, guardate! È incredibile, non so quanto tempo fosse lì. Penso non tantissimo,
Non ne ho la più pallida idea, ragazzi, ma mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella per essere aggiornati sempre sui nuovi video e soprattutto il nuovo video in cui ripareremo questa e altre macchine e cercheremo di modificarle al massimo possibile e venderle poi sul mercato nero, così scoprirete anche quanti soldi ci siamo fatti con queste auto. Ma io direi che adesso cerchiamo di andare. Oddio, si sta bloccando ancora. Io non so perché fa tutto questo fumo. Mio Dio, vediamo se riusciamo a farla. Ok, 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 ripartita. Beh, ragazzi, io direi che andiamo dritti al bunker, che ne dite? E ci vediamo una volta arrivati al bunker, ok? Ok, ragazzi, siamo arrivati praticamente al bunker. Per fortuna questa macchina è andata abbastanza bene, ma mi sembra che il fumo stia aumentando. Per fortuna è fumo bianco, perché naturalmente è a benzina, quindi non fa fumoni neri giganti. Ma vedete quanto fumo bianco? Secondo me andrebbe controllato il motore, perché c'è qualcosa che non va assolutamente. Lo vedete? Guardate quanto fumo fa, ne fa molto di più di prima anche. Quindi non ne ho la più pallida idea. Comunque nessuno ci ha seguiti, nessuno ha detto niente, nessuno si è accorto. È un'auto abbandonata d'altronde, quindi non c'è pericolo, non c'è problema. Dobbiamo solamente arrivare al bunker. Vediamo se questa macchina ce la fa, perché secondo me è un po' al limite. Guardate quanto fumo sta rilasciando. Oh mio Dio, ok, ci siamo arrivati. Finalmente, oddio, non sapete quanto tempo ci ho messo ad arrivare fin qua con questa macchina. Ok, allora, parcheggiamola nel nostro solito bunker. Ragazzi, ancora non ce l'hanno scoperto, il che ha dell'incredibile veramente. Perché con tutte le auto che abbiamo rubato, con tutte le localizzazioni, non lo so, ma finalmente, guardate, eccoci qua. E magari prima o poi sarebbe una buona idea cambiarlo, ma finché funziona direi che non è così male. Lo sapevo, ragazzi! Sì, grandissimo Pino! Ragazzi, grazie a Pino mi sono fatto lasciare questo qua. Lui l'ho abbandonato lì e quindi adesso possiamo usare questo per rubare la nostra prossima supercar, che non può muoversi da sola, perché avete visto, già la Porsche aveva problemi ed era nuova. Non voglio di certo tornare là con un mezzo che devo lasciare lì e per di più mi ritrovo, insomma, avete capito, a non poter uscire di là con un veicolo, perché gli altri erano messi molto peggio della Porsche. Quindi prendiamo questo, ragazzi, fingiamo un meccanico e vediamo se qualcuno ci dà retta. Che dite? Oh mio Dio, questa proprietà è chiusa al pubblico, nessuna entrata senza permesso, e noi entreremo lo stesso. Vediamo se riusciamo a vedere. Ma che roba Harry Potterosa è sta qua? Io vi giuro, ne ho viste di cotte e di crude venendo fin qua. Le ho viste tutte. Ah, ma il tizio se n'è andato. Beh, meglio se se n'è andato. Molto meglio se se n'è andato. Ok, direi che possiamo indietreggiare ed entrare dentro, che dite? Oh, sì, e dato che so che sono in due, li posso fregare facilmente. Oh, scusatemi, vi ho giusto distrutto un po', scusate, non era mia intenzione. Anche in silenzio, facciamo scendere qua il letto del come si chiamano questi? Carro attrezzi. Vediamo se c'è qualcuno a cui possiamo parlare, eh? La macchina che vorrei riuscire a rubare adesso, ragazzi, è la Ferrari. Quindi vediamo se per caso si apre, e non serve, perché ovviamente possiamo scavalcarla, ma vediamo se si accende di suo oppure no. No, a quanto pare... Oh, sta prendendo fuoco! Com'è possibile? No! Come? No, mi devo allontanare! Oh, ma non riesco ad allontanarmi! Porca miseria, ma com'è possibile che stia prendendo fuoco? No, ti prego, no! Da davanti! Ma il motore è dietro! Ma che cosa sta succedendo? Ok, allora, però il problema, ragazzi, adesso è che se c'è il fumo, forse qualcuno ci vede. Il che non mi piace per niente come situazione. Speriamo che si spenga. Oh, è bastato dirlo. È bastato dire che... Wow, ma c'ho i poteri. Basta che il fumo smetta di fumare. No, ok, questo non ha funzionato. Basta che non fumi più. Mannaggia, non funziona. Ok, è stato un caso allora. Oh no, c'è uno che si sta avvicinando. L'avevo detto io, c'è uno che si sta avvicinando. Oh mio Dio, devo nascondermi. Sta andando sicuramente a vedere il fuoco e il fumo. Io lo sapevo. Lo sapevo che qualcuno sarebbe arrivato. Oh mio Dio, ok, speriamo non mi veda. Ok, non sembra avermi visto finora. È andato lì del fumo, probabilmente a controllare, perché sta guardando in qua. Ok, meglio, molto meglio adesso. Sta controllando sicuramente da dove viene il fumo. Ok, forse... Che faccio, ragazzi? Mi sa che esco allo scoperto. Però sembra un meccanico quello. Oh, salve, collega! Ehi, amico mio! Sì, sono io, guarda, se stai lì ti affumichi, eh? Io te lo dico, poi torni da tua moglie tutto affumicato. Se devo chiamare un'ambulanza perché tu sei affumicato e poi non respiri più,
È colpa tua. Comunque sì, sono io quello dell'ACI del furgone, sì, perché sono dell'ACI, certo. Se vuoi gli do io una controllata a questa macchina, questa Ferrari. Sì, non ti preoccupare, vai pure, so che è un orario. Infatti. No, lo so, vai, controllo io, non ti preoccupare. Poi non so se questa è nella lista di quelle che devo portare via, ma non credo. Però sinceramente se è, gli do un'occhiata io, guarda. Guarda, adesso, ecco. Oh, scusa, no, volevo ripararla, oh mio Dio, amico, no, amico mio, ok, scusa, ognuno ha i suoi metodi per riparare le cose, guarda, ecco qua, è come nuova, vedi che ha smesso di no, ancora non ha smesso, aspetta, ci provo ancora un po' e vedrai che funziona, questo è il metodo di riparazione consigliato dall'ACI, adesso è quasi come nuova, vedi che, insomma, nuova magari no, però, era uno scherzo, tanto è un rottame, guarda, è tutto che arrugginisce. Dai, lo porto a far riparare, non ti preoccupare. Allora, la posizione potrebbe essere un po' un problema, ragazzi. Ma adesso almeno abbiamo il via libera del tizio. E quindi tecnicamente io devo solamente... Oddio, scusate, scusa. So che c'è l'albero di mezzo, ma se riuscissimo a spostarla anche solo a mano, tipo lì, ce la faccio, Scusa, anche l'altro, mi dispiace, tutti i cancelli ti ho distrutto. Scusami tanto. Ok, tipo così, che dici? L'agganciamo col cavo e poi la tiro su, non c'è un problema. Ok, forse con il cavo non è stata la migliore delle idee, dato che abbiamo perso il mascherone anteriore. Però, insomma, cosa potevo farci io? È tutto arrugginito, è tutto che viene a pezzi. E cade a pezzi lui, mica io. Cosa c'entro io? Vabbè, comunque, vediamo un attimo, attacchiamo il veicolo. Vediamo se ce la facciamo, perché la vedo un po'... la vedo un po' grigia, ragazzi, qui. Ok. Vabbè, ci vediamo dopo, vado all'ACI, non ti preoccupare. Tranquillo, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, andiamocene via il più velocemente possibile da qua. Io non so sinceramente com'è schiacciata la macchina. Non chiedetemi le leggi della fisica. Cerchiamo di arrivare al bunker con questo veicolo che... Oh mio Dio, non so neanche se ci arriviamo al bunker, ma ok. Comunque, ragazzi, sì, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella. È vicino al tasto iscriviti, a destra c'è la campanella. Quindi se vi iscrivete potete cliccare sulla campanella e riceverete le notifiche, insomma, quando posto un nuovo video. Cioè, voi non avete idea di che casino ho dovuto fare per consegnare questa macchina. E poi sembra che stia fumando di più. Cioè, invece di fumare di meno, fuma di più. Io non ho idea di come sia possibile, ma... Oh, mamma, speriamo che non mi intossichi il bunker, questa cosa. Perché veramente sono due auto su due che fumano, incredibile. Vabbè, tu rimani qua, Anzi, no, facciamola scendere, perché già è messa così. È messa malissimo, è messa. Peccato che non la posso muovere, ma troveremo un modo per farlo. Ok. Vi piace il mio travestimento? Ok, ragazzi, beh... La parrucca è una mia specialità, eh? Lo sapevo che vi sarebbe piaciuto. Comunque, questa volta mi sono cambiato per non farmi riconoscere da quello dell'ACI, dal garage, dal meccanico, insomma. Sopra delle mie brame. Mi pare che fosse a sinistra di questo... oddio! Salve! Lei non può mi scusi, stare qui. Sì, lo so che sono in un'area... Se se ne frega così, meglio, insomma. Mi scusi, se vuole parlarmi almeno... Ecco, mi guardi in faccia. Allora, guardi, senta una cosa. Io sono un acquirente, sono venuto per comprare un'auto. So che... Vendete le auto, giusto? Si fanno delle aste ogni tanto, sì, si fa. Ah, beh, vabbè, non fa niente. Quando è l'asta? Venerdì alle 15 dovrebbe essere la prossima asta. Va bene lo stesso, aspetterò l'asta, però volevo vedere prima la macchina, posso vederla? No, non se ne parla proprio. Dai, possiamo fare uno strappo, un'eccezione, no? Sì, va bene, lo facciamo. Ok, grazie, sapevo che lei era il migliore. Ok, questo è un problema, ragazzi. Questo adesso vuole venire con me a guardare la Supra perché ha paura che io faccia chissà cosa. Volevo chiedere una cosa, ci sono le chiavi, no, di quella Supra? Ce ne sono due di chiavi? No, non penso, ce ne sarà una. Ok, va bene, ma è rotta, pulita, il motore, dentro, fuori? Una portiera che non si chiude. Ah, uno sportello. Questa è bruttina con lo sportello, eh. Si accende almeno? Dovrebbe accendersi, credo. Oh mio Dio. Non mi ricordo. Speriamo, guardi. Oh mio Dio, ragazzi, è spaziale. Ma guardate dove caspita mi trovo. Ma non è così sporca dentro. Oh mio Dio, è fantastica. Posso vedere se si muove? Preferibilmente no. Ok. Sì, non si preoccupi. Ehi, no, volevo solamente cercare di... Ah, oddio, via. Via, mi stai seguendo. No, mi scusi. Wow, ok, ce l'abbiamo fatta. Mancava un fanale, ma da quando manca un fanale? Ok, vabbè, non fa niente, troveremo i pezzi di ricambio. Oddio, il motore non va neanche tanto bene qua, ma almeno non fuma, solo che non abbiamo le ruote. Tre ruote, ci mancano tre gomme. Piano, è tutta arrugginita. Ok, allora, dobbiamo andare a arrivare al bunker così. È un po' difficile, ma sicuramente ce la faremo. Speriamo che nessun poliziotto mi fermi, perché veramente sennò saremo un disastro. Speriamo che nessuno chiami la polizia e che nessun poliziotto si fermi. Ok, non è poi così veloce senza tre ruote, eh?
Dobbiamo arrivare al bunker, assolutamente. Oh mio Dio, ma quello? Ma quello? Che cos'è? Ma che caspita è? Io stavo andando verso il bunker. Oh mio Dio, spero che non ce l'abbiano con noi. Mi sa che è volato talmente in alto che non lo vedo più. Eccolo! È là! Oh mio Dio, ma sta... Dove sta andando? Mi sta venendo veramente... Oh mio Dio, un'idea malsanissima. Malsanissima, come si dice? Ok, dobbiamo solo capire dove sta andando. Se riuscissi a vederlo, credo che sia sopra di noi. Aspettate un attimo, proviamo ad andare un attimo fuori strada. So che ho 3 ruote, so che non ce la farò a fare tutto questo, ma mi sta venendo un'idea veramente malsana. Oh mio Dio. Lo vedo, sta andando piano, ma lo vedo. Non devo perderlo di vista, devo tenerlo sempre sott'occhio, perché forse... potrebbe essere un'occasione d'oro questa. Dobbiamo vedere quando atterra. Speriamo che atterri allo santo, se non atterri in qualche posto strano. Ok, facciamo una cosa ragazzi. Proviamo a salire su questa montagna a sinistra. Nonostante stiamo facendo qualcosa che può attirare assolutamente la polizia, perché adesso ci chiameranno sicuro la polizia, dato che siamo contromano in autostrada. Ma dobbiamo scappare prima che si accorgano dove stiamo andando. Tipo qua sopra. Andiamo qua. Vediamo se riusciamo a trovare il sto caspita di veicolo, di elicottero. Qualunque cosa sia. Mio Dio, se solo avessi tutte le ruote. Dov'è finito? Dov'è finito il cargo? Oh mio Dio, è sparito, ragazzi. Oh no, eccolo! Eccolo, è lassù. È lassù. Lo vedo. Non so cosa stia facendo, ma lo vedo. Ok, ragazzi, ho aspettato per un po' di tempo e credo che sia atterrato esattamente nel punto in cui stava prima fermo. Adesso non so che cosa stia succedendo, ma si sta aprendo anche il bagagliaio posteriore della macchina. Forse era danneggiato, forse qualcosa è successo, ho toccato io qualcosa, ma in ogni caso dovrebbe essere lì. E infatti eccolo lì, ragazzi. Oh mio Dio, sto per fare una cosa che forse non ho mai fatto prima d'ora, perché rubare delle supercar ai concessionari è una cosa, ma rubare un veicolo militare ai militari è un'altra. Ok, oddio, cosa sto per fare? Mi sto avvicinando in una zona che però non è affatto controllata e non è recintata. Oddio, ditemi che ci sono le chiavi dentro. No, non ci sono le chiavi, ma forse con i cavi riesco a... Oddio! Ok. Meno male che mi sono allenato per questo. Cosa devo fare? Non so guidare un elicottero. Oh mio Dio, non so farlo. Che cosa serve questo? Posso collegare la macchina? In qualche modo? Sì! Oddio, è caduto il gancio. Ok, questo era il tasto giusto. Vediamo se riesco. Non so pilotarlo, mannaggia. Piano e con calma. Non farti prendere dal panico. Sei un ladro professionista. Tanto quella macchina è già distrutta, no? Quindi anche se la rompi un pochino non succede niente. Ok, ci sono. Agganciata! Perfetto! Via! Torniamo al bunker! Non ci posso credere! Oh, ma che fortuna! Nel momento esattamente in cui passava questo velivolo e per di più il fatto di poterlo rubare, non ci posso credere che non è nessuno si è accorto. Oh, più te lo giuro! Neanche più a parlare, ok. Allora, andiamo al bunker, ragazzi. Andiamo a prendere anche le altre, direi. Che dite? Dovremmo essere vicini. Non ci sono mai arrivato dall'alto, quindi non so benissimo. Soprattutto non so pilotarlo, quindi finora me la sono cavata. So che potrò cavarmela ancora. Devo solo individuare dov'è esattamente l'entrata, perché arrivarci in macchina... Ok, laggiù. Sembrerebbe essere abbastanza aperto, per fortuna. Ok, vediamo se riesco a lasciarla. Tipo, attenzione ai cavi della corrente. Ok, lasciamola così. Perfetto. Oddio. Ok, ce l'ho fatta. Oddio. Oh, tranquillo, amico. È tutto autorizzato. Non è successo niente. Io sono solamente... ti ricordi di me? Ci siamo già visti. No, tranquillo. Non chiamare. Non serve che chiami nessuno. Tranquillo. Ho solo ammaccato un po' il tetto. Non fa niente. Sai, sono quello del bunker. Sì. Non... Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oddio, questa è la cosa più epica che io abbia mai visto e che io abbia mai fatto. Ok, parcheggiamola qui. Vicino alla Porsche. Lasciamola qui. Andiamone a rubare altre. Per fortuna non sembra che sia arrivata già la polizia. Non sembra che sia successo nulla. Il che mi fa ben sperare. Perché adesso voglio andare a rubare la Sian, che è l'unica macchina che avevamo proprio bisogno di una cosa del genere. Perché come facevamo se no a rubare la Sian? Era impossibile. L'unica cosa, ragazzi, è che questo elicottero sta fumando, il che significa che ha subito dei grossi danni. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Purtroppo l'elicottero ha grossi danni, perché non so se lo vedete, ma ogni tanto rallentano le pale, il che non è perfettamente guidabile, almeno non come vorrei. È molto pericoloso. Ma spero di riuscire a portare la Sian, almeno a girarla, e che io sopravviva. Almeno vorrei riuscire a girarla, perché non mi sembra in condizione di non poter guidare. Oh, attenzione, oddio. Ok, ha avuto un calo l'elicottero, scusatemi. Vediamo se riusciamo ad agganciare la Sian, spero di sì. Oddio, stiamo muovendo il container. Non voglio agganciare la macchina sbagliata. Cerchiamo di agganciare la Sian, è l'unica che voglio agganciare. Sarebbe veramente utile riuscire... Oddio, il cargo. Oddio. Ok, no, dobbiamo riprovarci. Oh no. Oh caspita. Non parte più.
Non parte più! Abbiamo fatto dei danni assurdi alla macchina, probabilmente. Si è girata! Si è girata! Sì, si è girata! Oh mio Dio! Vediamo se si avvia! Non manca la portiera, manca... Si avvia! Oh, oddio, non ci posso credere! Zitti, usciamo via da qua! Andiamo via da qua! Vi prego, lasciate un like! Vi prego, lasciate un like! Io non so, non so se riuscirà a uscire di nuovo un video come questo! Vi prego, lasciate un like, non ci posso credere! Arriviamo a 8000 like! Oh mio Dio, non ci credo che veramente funziona. Mio Dio, una Lamborghini Sian. Oh mamma, è un po' impolverata, è un po' distrutto tutto, ma almeno funziona. Non ci credo. Ok, ragazzi, andiamo al bunker. Questa va nascosta il prima possibile, anche perché il cargo bob ormai è lì. Dobbiamo cambiare strategia. Non abbiamo più il cargo bob per rubare le macchine. Dobbiamo cambiare strategia, che dite? Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Come sempre, ragazzi, siamo per arrivare a 900.000 iscritti. Dovete iscrivervi. La maggior parte delle persone che guardano questo video non si iscrivono mai. E non so perché. Iscriversi mi aiuterebbe tantissimo. Avete idea di che video faremo a 900.000? Quale speciale faremo a 900.000? Che cosa faremo sulla Tesla a 900.000 iscritti? Dovete iscrivervi. Non vi costa nulla. Grazie mille. Non ce la faccio più, ragazzi. È stata veramente dura oggi. Soprattutto quel cargo bob mi è veramente stancato, perché non sapevo guidarlo e siamo riusciti a fare tutto ciò. Ok, bene ragazzi, quindi per oggi direi che dobbiamo terminare qua. Purtroppo abbiamo finito i modi per ora, ma ne penseremo decisamente altri. Quindi ricordatevi di cosa vi ho parlato. Arriviamo a 8000 like sotto questo video. Ma detto ciò, ragazzi, grazie mille a tutti della visione. Mi raccomando, iscrivetevi, come vi ho già detto, e lasciate un like, come vi ho già detto. In descrizione c'è il mio Instagram. E detto ciò, arrivederci.